Sono Giulio Amianti di Mind & Machine e in questo breve video ti descriverò le principali novità di Revit 2024 in ambito impiantistico. Non spaventatevi dello sfondo nero, non è AutoCAD ma Revit con una delle news interdisciplinari. Per la parte MIP le novità sono due. La prima riguarda delle nuove funzionalità per l'analisi energetica con la semplificazione del flusso di lavoro con modelli architettonici collegati. Le viste 3D ora possono essere utilizzate per definire in modo più preciso quali elementi vengono utilizzati nella creazione del modello energetico, creando viste ad hoc dove è possibile selezionare e utilizzare solo elementi presenti nella vista. Questo flusso funziona indipendentemente dalla delimitazione dei locali architettonici. Attiva o disattiva questa funzionalità nella finestra di dialogo delle impostazioni energetiche per creare direttamente dalla vista 3D un modello energetico analitico più accurato per l'utilizzo in Insight o con strumenti di terze parti, esportando in GBXML. La seconda novità riguarda le funzionalità di analisi del carico elettrico, introdotto per la prima volta l'anno scorso nella release 2023. Ora è possibile utilizzare i fattori di domanda e gestire i gruppi di carico per apparecchiature di backup non coincidenti. Basta aprire il browser di sistema e assegnare i carichi e specificare la quantità di carico in standby, per poi quantificare meglio gli impianti sui carichi totali. Autodesk sta lavorando molto in ambito elettrico e ci aspettiamo già per le prossime release nuove importanti novità.